Lunga vita prospettata a tutti voi. Scusate, sto cercando di connettermi al live chat, ma non mi dà il canale. Sono problemi stasera Twitch. Non lo so. Facciamo un bel F5. Rinfreschiamo la pagina. Dice che non sono al computer. Non è vero, sono qui. Oh, eccolo. Canale, tempo di collegarsi alla chat e poi scoprirò questo titolo. Prima volta che lo gioco. Appunto, sono in Blind Run. Blackwood Crossing. Un'avventura narrativa in prima persona. Allora, sembra girare la live. Vediamo, ok. Quindi apriamo una chat. La comparsa. Oh, c'è la scalabilità del figlio. Buono. Una rarità. Questi tempi. Come si inizia qui? C'è un bel invio. Caricamento in corso. Ok, perfetto. Ciao Ricky, come va? Bentornato Ricky. Ecco qua. Ok. Da qui in poi leggo tutti i messaggi, però quello di Ricky mi è arrivato. E c'è anche la scalabilità del video, davvero buono. Sono contento. Prima volta che ce l'ho di sera, già tanto tempo che non succedeva. Quindi dicevamo, quindi un'avventura in prima persona. Tutto nuovo per me, tutto nuovo. Appunto, ok, te lo spiego Ricky. Blackwood Crossing è un gioco indipendente, è un gioco d'avventura e di narrazione in prima persona. Un'avventura narrativa in prima persona. Era un'esclusiva PlayStation 4 ed è stata poi rilasciata anche per le altre piattaforme Xbox One e PC. Quindi, generazione attuale. Sviluppata da Vision Games, anzi scusa, Paper 7, pardon, Paper 7 l'ha sviluppato, invece Vision Games l'ha pubblicato. Tutti indipendenti. Insomma, mi era stato consigliato, ho visto anche dei buoni voti, si aggirano intorno all'8. E quindi avevo preso. Oh, salve Slain, bentornata. Sono su PC Ricky, su PC. No, è uscito in esclusiva per PlayStation 4, ma poi è uscito anche per Xbox One e PC. Carina la muschetta. Sì, adesso lo scopriamo insieme. È la mia prima partita. Blind Run significa appunto prima partita, prima volta in assoluto che lo gioco. Allora, funziona tutto, la muschetta la sentite, perfetto. Vuol dire che funziona tutto, dai, scopriamolo. Carino, ho fatto forse un sunto di tutto quello che scopriremo questa avventura. Vedremo, vedremo. Siamo sul treno. E noi siamo questa ragazzina. Scarlet? Scarlet? Are you there? Ah, ok. Ok, allora, aspettate. La sensibilità del mouse estrema, scusate, l'abbasso un pelo. Via, giù. Sensibilità comandi, no, mouse, non mi interessa. E poi, audio mi sembra che tutto, ok. Lingua italiano, ok, però solo i sottotitoli. Perfetto. He'll lose that and then there'll be hell to pay.
Scorri. Can you hear me? Ah, ok, abbiamo messo il nostro inventario. Niente cani a bordo. I'm coming. Dove sei? Certo, non di qua. Carino che ci sia il riflesso. È una ragazza dei capelli rossi. Help! Buon salve, Elvis. Bentornato. Come va, come va? Vuoi che c'è da lamentarti? Where are you? No, non voglio abbandonare il Game Boy. Scarlet, it's me, Finn! Help me, Scarlet! Arrivo, arrivo. Where are you? Cos'altro possiamo raccogliere? You keep calling out! Somebody's lost their bunny. Ok. Prendiamo il coniglietto, non si sa mai. I'm trapped in the bathroom! Una scatoletta Fallout. Invece non potevo prendere niente, giusto? No. È roba altrui. Sei intrappolato in bagno, eh? Help me, Scarlet! I'm trapped! Finn? Are you in there? There you are. The door's stuck. E noi ti lasciamo lì, ciao! I can't get out! Poverino, liberiamolo, liberiamolo. E là. Get out of there. You'll get us both in trouble. Want to play Simon Says? Simon Says, pee yourself. Shut up. Come on. Fratellino birichino. Simon Says, follow me. Finn, don't run off. Ah, se ne va. Why can't you just sit still? Non ci stai tranquillo. Where have you run off to? Scarlet, you're supposed to be playing. You'll upset the other passengers. There's no one else here. Simon says, look. Could you paper whale? Paper whale? Paper whale, cos'è? That's not quite how I remember it. Simon says, è un film. Look up. La pallina di carta. Ah, ok. È una citazione. Simon says, look up. Ma no, che film era questo? Non mi ricordo più il titolo. Never mind. La citazione è un film abbastanza famoso. Simon says, look down. Carina lei, dice Selene. Sì, sì. Tutto bene, Elvis, grazie mille. Simon says, ciao, look Antonio, down. Buonasera, bentornato. Il gioco è Blackwood Simon Crossing. Says, aspetta, look un secondo. Down. Oh. Come? Never mind. Finn, where are you? Simon says, open the window. Te? Sei impazzito. Now you're getting it. Simon says, pick up the pen. Ah, ci vuole dare gli ordini. Comunque, che gioco è, per rispondere ad Antonio? È un... Simon says, un videogioco, un'avventura narrativa in prima persona. Prima stavo giocando a Max Payne 3. Grande Alice. I don't need a pen. Un'avventura, un'avventura narrativa, esatto, Antonio. Un'avventura narrativa in Simon prima persona. Go to the door. Costo the door. Ah, appena, mi ha detto di prendere la penna. No, prendiamo la penna. Buoni. Ti sei contento? Come on, Scarlet. Scarlet says. Hai rotto le scatole. I said, Simon says go to the door. Ma sono well la porta. Done. Now, open it. Ok. È chiusa. I didn't say Simon says. Sarcastica. Ah, bello, possiamo rispondere. Possiamo essere sarcastici, autoritari o gentili. Sarcasmo, dai. Ah, very funny. Simon says open the door. È carino, si possono andare anche dei disposti. It's okay. Simon is now saying
Open the door. Okay. Ma non si chiama Simon lui. Si chiama Super Simon. That was locked. Simon dice ce l'hai fatta. No. Simon says, walk forwards. Come facciamo a sentirlo lo stesso? Ormai lo sentiamo lo stesso. Anche se non vediamo dove si è nascosto. Simon says, keep going. Bello sto treno, credo non ci sia nessuno. Un po' inquietante. Ci siamo noi due per adesso. C'è lei, e la sorella del ragazzino birichino. E basta. Questo simbolo l'ho già visto da qualche parte. Trovate le citazioni, le cogliete. Ditemelo, ditemelo. Forse quel film di prima è Free Willy. Era Free Willy. Però con Willy di carta. Selene, un tè caldo con questo caldo. Scherzo. Ehi, che cacchio? Don't look right. Perché no? Finn, is that you? Who are you? Simon says wake up. Cacchio! Cacchio. No, no, non questo caldo, un tè caldo no. Ecco, non abbiamo dato retta a Simon. Finn? Siamo finiti? Ma no, questo è Batman. Tipo Batman. Come è successo? Tutti i nostri oggetti che avevamo raccolto. Chi era quell'inquietante coniglio? Aiuto! Ci invita ad andare da lui. Finn, don't play games. Aiuto, scendiamo dal treno. Chi è questo inquietante coniglio che ci dice di andare da lui? Voi ci andreste? Sì, non abbiamo scelta. Oh, ok. È sparito. Wait, come back. Chi è costui? Ok. Hey. Scarlet! Cavolo! Finn, help me! Help I'm me! Coming. Cos'è questa roba? No, poverino, l'abbiamo perso. Creepy. Sì, creepy, creepy. Cosa sta succedendo? Siamo in un incubo? Sembrava strano che ci fosse nessuno. Sul treno, no? Sospetta la cosa. Ah. Ok. Finn. Finn, where are you? Che momento è? Quando è ora? Tanto abbiamo cambiato vagone. Sì, abbiamo cambiato vagone. Scusate, sono mosso un po' troppo veloce. Vediamo se ci sono dei bagagli. No. Non stanno annunciando nessuna stazione. Niente. Sinistra. Ehi. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Oh, that's odd. Era un bagno. È diventato un ripostiglio. Forse era il sogno di lei. There you are. Don't run off. Scappare, birichino. E questi? It's Granddad. Nonno. Che c'è la maschera? There are more. Finn, don't disappear again. Finn. Questo film lo conosciamo. Check you out. Oh, it's a look. When did you get into movies? I'm full of surprises these days. No, tu sei pieno di sorprese. Looks like grandma. A nonna? You know, I've quite forgotten where it is we're going.
Oh, come on. It's like they're frozen, but you can still hear them. I think they're trying to talk to each other. You know, I've quite forgotten where it is we're going. Sono dimenticata dove stiamo andando. In effetti, dove stiamo andando? Sweetheart, you would forget your head if it wasn't bolted on. No, se ne sono andati entrambi. They moved. Ah, dovevamo fare questo, allora dovevamo farli avvicinare. Ok, adesso viaggiano insieme. You daft old sod. You've no better idea than me. Ah, well, we'll muddle along together. Che danno spiritoso. You daft old sod. You've no better idea than me. Anche tu non lo sai. Ah, well, we'll muddle along together. Ok. Creepy, creepy, sì, sì, sembrava un'avventura, come dire, tranquilla, invece cavoli, ci sono cose veramente creepy qua sopra, aiuto! What a freak show! Chi è costei? I know her. You know who she is? No, not quite. Steve? Are you there? Steve? Steve? Steve was Dad's name. Papà? E questo? What's he doing? Who is it? He's a bull. Un bullo? Oh, get off! Miss! Aiuto, c'è il coniglio! We saw him before. Who? Didn't you see him? He was... creeping around. I've got my eye on you, rabbit boy. The girl burns bright. Do you know her? Which girl? Già, quale ragazza? C'è anche Leone. I know him, too. I'm here, Annabelle. Annabelle? I think it's Mum and Dad. Really? I think so. Ah, ok, infatti tutti e due hanno una mano rossa sulla testa. I'm here, Annabelle. Dobbiamo farli riunire allora. E quella là è la madre. What's this all about? Listen to what they're saying. Steve, are you there? Steve, are you there? Ok. Come facciamo a farli incontrare? Facciamo farli incontrare. Se stiamo qua. I'm here, Annabelle. Eccolo qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Bene. Dove sono finiti mamma e papà? Non ci sono più. Cosa c'è scritto qua? Qualcosa, qualcosa, qualcosa. Ah, siamo in qualcosa di onirico. Qualcosa, qualcosa. Il giornale che dice sottotitolo, qualcosa, 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 qualcosa. Questo qua titolone secondario, titolo minore. Cavolo. The girl burns bright. Do you know her? Chi sta trattenendo il bullo? E di quale ragazza sta parlando? I feel like I've gone through the looking glass. Oh, get off! Dobbiamo trovare chi lo sta trattenendo. Cioè, c'è qualcosa che lo sta trattenendo. Madre e padre invece lo sono finiti. Diamo un'occhiata sulle altre carrozze, vediamo un attimino se ho trovato posto su questo treno. Mangio puzzolente qui, gatta Cicova. No, 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 qua non possiamo andare al momento. Che treno particolare. Non fosse che vestita di rosso mi ricorderebbe un po' Venerdì Addams. Hola Dragoon, bentornato, buonasera. Questo l'hai già visto. Questo invece lo conoscevi. Interesting, interesting. Con i genitori non li trovo più, andiamo avanti. Ecco il treno. Avventura, no? Romanticismo. Parti oggi. L'umore brutto che fa questo qua è
È inquietantissimo il coniglio. Vero, ci aveva detto di non guardare verso destra, ma noi... Cosa succede? Abbiamo disobbedito. Chi è? Cam. Sarcastica, gentile, autoritaria. Autoritaria. Non hai rispetto per nessuno. I might have known wherever you were up to no good. I might have known wherever you were up to no good. Possiamo mettere lei col bulletto? Lei e il bullo vanno, vanno insieme, vediamo. Oh, get off! Miss! Got it! È fatto! Fatto, fatto. L'unico che rimane fuori da tutto ciò è lui. Ci parla di una ragazza che però non, non vediamo. Quindi i nonni sono a posto, i genitori sono a posto. Rimane l'inquietantissimo coniglio. Why? Perché ci guardi così? E perché metti questo suono inquietante? The girl burns bright. Do you know her? Questo mi era sfuggito, gasp. Tu? No, no, who? Ok. Ah, ok, il coniglietto si sta rivolgendo a questo tizio. Oh, abbiamo sistemato tutte le cose, bene. Esatto, Dragoon, lo vedrai. Ragazza, avete lunge, è un angelo, già? Potrebbe essere. Stiamo viaggiando verso il paradiso? Non ho idea, ragazzuoli. Ragazzuole. Allora. Ok, quindi qui davanti c'era tipo segni neri, adesso possiamo attraversare, insomma, abbiamo sistemato le cose. Ah, eccola qui. Serves him right. Stay with me and don't get lost. Capito? We're not in school, miss. You can't tell me what to do. Ah, ecco. Dottie tells everyone what to do. Ah, eccoci Finn, qua. Have you been seeing all of this? I can see. That's very reassuring. It is. It's them. How do you know? I dream about them sometimes, but never like this. Sono morti. Where are we going? And why do I feel like we've forgotten something? Eccolo qua il coniglio con questo tizio. What does Rabbit Boy want with Cam? There isn't much time. The girl. The girl is the light. I've had enough girl trouble. Go and bother someone else. Le maschere sono appunto definite, i corpi invece sono come se fossero sospesi in qualche maniera. Possiamo proseguire, direi. Eccolo, Emma. Ma questa. It's me. Sì, infatti. You might as well have glued that phone to your ear. Was such a scruff. Allora, il treno sta cominciando a prendere un'altra forma, vedete? Non è più Come il treno on. Treno. You promised. What did hey. I promise? I don't remember. But a promise is a promise. Cosa le avrà promesso? Where are you going now? Non aspetto più casalingo qua. Finn, I'm on the phone. Ah, povero Finn, brutta risposta. Ah, vabbè. Magari lei è il paradiso, visto che mette luce. Potrebbe essere, Dragoon. È una domanda vera. Da dove mette la luce? Ok, rinfrescati, Dragoon.
Antonio, una maschera al coniglio, bella, bella, Selene, sì. Cosa c'è scritto qua? O brucia, cosa vuol dire? Dietro cosa c'è scritto? Niente. Ah, è Blues Brothers. A me non c'è uno dei Blues Brothers. Perfetto. Andiamo a cercare buon film. Gli oggetti che ho raccolto all'inizio? No, non ho più niente. Questo cosa sarebbe? Una tendina? Ci sono dei vandali su sto treno. What did I tell you about running off? Come on! Stop lollygagging and keep up! Keep up for what? Gironzolare? You'll see! Finn, where did you go? Non lo troviamo più, dov'è? Oh, questo è il bagno. Bagno da quale è saltato fuori all'inizio, Finn. Prendi la via più facile, ti dice qua. C'è questo cartello. Li hanno realizzati bene gli interni, un'occhiatina ci stava. Oh! Oh, cavolo! Leaves. Ok, il giornale è sempre quello di prima, appunto, è un giornale da sogno. Questo? Corri, Finn, corri. Well, you are good at running off. Le foglie? Dove sono volate? Carine le musiche, eh? Che ne dite? Bentornato Dragoon! Rinfrescati, rinfrescati! Come stai facendo questo? Sapevo che sarebbe sparito ancora, scusate, si è distolto lo sguardo. Bello il suono nel treno, mi fa piacere un gioco ambientato sul treno. Mi dispiace, non mi dispiace. Era un mezzo che mi portava al lavoro, ma mi portava anche a casa la sera. Mi dispiace, questo suono. Ehi, il pupazzo del coniglio. How did you get there? Quindi adesso abbiamo il pupazzo del coniglio, invece il suo Game Boy che fine ha fatto? Ecco il nuovo film. Oh, cavoli! If this is a dream, I need to eat less cheese. Devo mangiare meno formaggio, Il formaggio Slane, quella che mod che ti piace. Ah, ok, non niente più. Sta cambiando ancora. Oh là là. Sono questi segni. Oh, che figata. What on earth? E non è male. That's different. Ah già. Wait. Finn, don't go up there. Finn, se ne va. We don't know it's safe. Questo? Wow, it's been years since I've been on one of those. We used to love it. Tipo la faccia del bruco. Il muso del bruco. Finn, I need you to put the ladder back and climb down. Giù la scala. You can't come up without the password. I don't like this, Finn. I'm not playing anymore. Ok, abbiamo bisogno della password. Scarlet doesn't know the password. Ok, quale sarà la password? Dai, per una volta gentili, va. I do so. Per una volta gentili. Povero Finn. Nel complesso è un buonissimo titolo questo. Grazie Dragoon per questa anticipazione. Interessante, comunque, piacevole.
piacevole, spero di trasmettere questa piacevolezza formaggiosa. Eccola lì, esatto, Slane. Di trasmettervi questo, insomma, accogliente, è bello, mi piace. Ed è diverso dal solito. Questo mi piace ancora di più. Allora, parola d'ordine, vediamo. Esaminiamo. That's Grandad's cricket bat. A real antique. Non c'entra niente. Attenzione, c'è qualcosa qua. What's this? That's what you get when you mess. Una principessa che combatte contro un drago. Dragoon, attento! Mi stanno per colpire. Non sarei arrabbiata se non mi devo dire. Non sappiamo però cosa gli sia successo. Non mi piacciono molto. Fubor. Fubor. Va bene, questa è la prima che abbiamo. L'abbiamo trovata. Vediamo dove sono le altre, dove le ha nascoste. Allora dobbiamo cercare delle fotografie. Vivevano in campagna, di sicuro. Questa è la ruota di un trattore. Giusto? Queste dimensioni. E c'è un'altra foto. Cos'è? Another one. Saint Finn and the Dragon. Always a favorite. Ma niente, Dragoon, c'ha tutti la spada quando ti incontrano. No, no, sto scherzando, sono tutti draghi. Blueback. Fubor, Blueback. Chissà quale sarà la password. Va. Sta venendo via lo smalto dalle unghie. Bello questo dettaglio, cavolo. Dad's old guitar. He could really play. Chitarrista, c'è andato un achievement. Ah, sì, buono. Bello, questo si usa anche come tavolino in casa. Sono comodi, sono belli robusti. Ehi! Grande fucilazzo d'acqua, non l'ho mai avuto questo giocattolo. Mai. Voi ce l'avete? Sono la pistola d'acqua classica, sì, ma questo fucilazzo qua. Puoi caricare, usare. Sparare addosso litri e litri agli amici, no. Un po' i bancali, non c'è dietro niente. Ecco qua l'altra foto. Gotcha. I remember this. It's a made up language we used to use. Fuber. Ah, un linguaggio. Vabbè, chi non l'ha mai fatto? Chi non l'ha mai fatto? Io quando ero piccolo, io e mio fratello avevamo un linguaggio tutto nostro. Voi? L'avete mai fatto? Slen lo aveva. Bello. Avevate un linguaggio tutto vostro quando eravate piccoli, magari per comunicare con i vostri amici. I always wondered why Grandad kept these old things. C'è la vita in questo gioco, che miseria. È vero, c'è un po' di tutto, molto molto bello, mi piace. Mi ricorda qualcuno e non butta via niente. Have you seen down here? Finn? There's no one driving the train. Come on! Che roba? I'm not kidding! There's just pollice verde. Granddad's greenhouse! You really should see it. I've seen Grandad's greenhouse loads of times. Che figata! Just chill out, will you? Stavolta gli ho risposto troppo in fretta, ho risposto in maniera arrabbiata. Che roba pazzesca! Di là c'è il buon movimento e qui c'è la sera del buon nonno. Ma che bella che c'è qua! Che lavoro! Dire tutte queste piante, bravo nonno. Ho visto che c'è una foto comunque. Eccolo qua di nuovo. I'm glad that's where I can see it. Ace. Princess Scarlet to the rescue. That's the whole story. Now, what order do they go in? Giusto. Vabbè, ok.
Vanno sistemate, ok. Giustamente. Allora. Allora cosa c'entra il coniglio? Come si fanno a sistemare? Ma questo non lo so. Adesso lo capiremo qua. Prima esaminiamo questa. Granddad used to hide here for hours listening to the cricket. Il buon nonno. Ok. Credo non ci sia più niente che possiamo raccogliere. Torniamo sul treno. Ok. Accendiamoci all'albero. Sì, con mia sorella avevo il linguaggio, stammi lontano, ti faccio la pelle. Diretta, Dragoon. Lul. Right. You listening? Always. Allora, prima, Blueback, poi. Fubor. Sotto. Fubor. Wubuts. Wubuts. Scusate, non parlo più. Everbear. No, that's not it. A cavolo. Qual è l'ordine giusto? Right. Forse... You listening? Allora, prima as incontrano ever... il drago. Wubuts. Fubor. Blubak. Everbear. Nope. No, come no? Ma sto sbagliando. Aspettate, rivediamoli un attimo. Fubor. Aspetta, pepe. Blubak. Come inizia la storia? E Vuber, questa sembrerebbe la conclusione, no? C'è il draghetto. Ah, ok, forse prima lui combatte, poi no. Beh. Accidenti, sono solo quattro foto. Ebbene, le ho messe nel mio ordine. Che ordine mettereste voi? Dai. Proviamo insieme. Allora. Lì si vede arrivare qualcosa dal cielo. Qua invece c'è un padre che combatte contro il drago. Ah, qui la madre gli fa saltare la testa al drago. Ah, ok. Ah, pensavo che fosse qualcosa che stesse intervenendo al loro soccorso. Invece la madre che decapita il drago. Ok, allora... capito come dovrebbe essere. Vediamo se l'avete capito anche voi. Right. You listening? Always. Wubuts. Blubak. Fubor. Everbear. Not even close. No, Cribbio. No, neanche così. Allora cos'è? Allora chi è che arriva prima a combattere il drago? Pensavo che la prima fosse quella loro due col drago, no? Poi dopo il padre lo combatte, la madre gli taglia la testa, alla fine festeggiano, no? Io lo so, chiedi a me. Va bene, Dragoon, vai. Dici, buonasera, Shadow Ferrier. Bentornato, come va? Right, you listening? Go! Blubak. Wubuts. Fubor. Everbear. You remembered. Ok. Ah, quindi c'era il padre a combattere solo il drago. Arriva la madre, gli taglia la testa al drago e si sposano. Bello. Credo, una cosa del genere.
La la. I can't believe I'm doing this. Yuppie. The treehouse. Ah, una casetta sull'albero tutta loro. Cavoli sti americani con le casette sugli alberi, mai avuta. Non c'ho neanche l'albero dove piantarsi una casa così. Ok, risolto. Ok, grazie, grazie. Grazie. Non so neanche che gioco sia. Vabbè, il prossimo, esatto, il prossimo, ragazzi. Si chiama Blackwood Crossing. Il titolo è questo, ed è un'avventura narrativa in prima persona. Insomma, qualcosa completamente diverso. Quando riesco la domenica vi porto appunto qualcosa che anche per me è nuovo in questo caso. Mai giocato. Bello, che figata. Dov'è che siamo finiti? Loro abitavano qua. Ed è festa, giustamente. Giustamente. Oh, che bella casetta. Cavolo. Però attrezzatissima. C'è tutto. Che la scolorina. Bianchetto, non so. Comunque, quello per cancellare. Giusto, giusto. La candela nel vaso, se no ti fa un disastro. No, direi di parlare con lui se si riesce prima di arrampicarci. Finally. I'd almost given up. Grandma says, come down and start your homework. I need you to help with the drawing. I'm off out with Cam. Cameron? You don't have to leave right away though, do you? Pluff. I said you don't have to leave right away. You'll stay for a bit. Yes, of course. Ok, adesso interagiamo con lui. Prima vediamo cosa c'è in giro. Non so se salire subito la scala o dopo. Però quanti giocattoli, eh? Bene, bene. Beh, non tantissimo, tutti fatti da lui comunque. Sembrano artigianali. È un razzo artigianale questo, fatto col cartone. Si è evidenziato qualcosa. Look at all this stuff. Cos'è questa roba? My art trophy. Did you know Mum won the same prize when she was at school? Really? Yeah. She was really talented. Premio artistico, un achievement. Ah, ok, sono i pennelli e la boccetta di colori. È tipo la tavolozza dietro. Bello. Eccoli qua. Con le foto di prima che abbiamo sistemato. Ne manca una. Come mai? I vari colori, cosa hanno disegnato di bello? Ah, una natura morta, addirittura. Non mi avvicinerei mai neanche alla brocca, forse la brocca, dai. Quella riuscirei a farla, tutto il resto. Are you ever going to finish that? Ma è brava lei. Triste, gentile e sarcastica, da gentile. One day. Farei scegliere anche voi, però il tempo è veramente brevissimo. E comunque avanza abbastanza in fretta con la linea lì e poi dopo penso che scelga in automatico, se non dai nessuna opzione. E questo? Ne pensate? Arrivo in chat, intanto spara a caso. Anch'io avevo la casetta sull'albero, mi portavano le bimbe a giocare al dottore al paziente. L'Ul Dragon. Scherzo, non avevo la casetta sull'albero. È la paziente. Eccoci qua, il micetto. Fergus scratch post. Don't feed him. He's been naughty. Naughty Fergus. Tenero micetto, un achievement. E dai, questo si notava, si faceva notare. Allora, vediamo un po' dove si può andare. Penso che
dovremmo dargli una mano a lui, però prima giochiamo un po'. Do you want to go on the swing? Not right now. No, adesso no. I'll push you. Let's do this first. Bene, va bene. Prima facciamo quello. Però. Però, no, niente male sta casa sull'anno, cavolo. Il loro padre, o la madre, o il nonno, qualcuno era architetto qua. No, il nonno era pollice verde. Porca zozza. Che casetta sull'albero. E quello cosa sarebbe? Proviamo a salire? Proviamo a salire la scala, magari ci dice di non farlo. Non ci provo, ehi, c'è un robot. Importante questo robot. E questo? Ah, ok, il cane che imbocca lo scotch. Giusto, può sempre servire lo scotch. E questa è la sua cassetta, tipo... come si chiama? Cassettina del cibo con su una specie di Batman. Eccolo il robot. Do you remember your robot phase? It wasn't a phase. Robots are cool. Tanti cacchiane. I robot sono fighi, esatto, esatto. Diglielo, diglielo. Ammazza quante cifre. Sì, uno dietro l'altro. Buono, buono. Si spingono su, giù dalla casetta sull'albero. No, dragoni. We should do another dinner time theater. Un teatrino. Bello. Sono organizzatissimi. Ma pensa a te, ma che idea, eh? Non è male, eh? Un scolapasta che gira su. Su un vecchio giradischi con sotto una luce, va. Un'idea interessante in realtà. Potete riciclarla per le vostre feste. Che idea. Ma quello che c'è sotto non mi ricordo, non è un giradischio. Vabbè, forse sì, 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 sì. Sì, una roba, però si vede solo in America. He's a proper genius when he puts his mind to it. Veramente. Geniale. What was that? Nothing. Niente, infatti, sto a dire la stessa cosa. Giro, giro, torno, un altro achievement. E però. Scendiamo. Ha una certa dote creativa, ragazzino. Fa un bel effetto, sì, ne? Bello. È un'idea semplice, a poco costo. Interagisci. Find some scissors. And the sellotape, will you? Ah, ok, scusa. Where's the tape? I think Roscoe took it. Woof! Roscoe? Drop. Woof! Good boy! E le forbici le ho viste da qualche parte, dove che erano? Sono al piano di sopra, le abbiamo appena viste. Sì, forse sì, eh. Forbici no, non c'erano qua fuori. Ok, andiamo su a prenderle. Un lettore cassette. Un dragon. Allora. Vi ricordate dove erano? Sì, eccole qua, eccole qua. Non sono forbici della punta arrotondata. Non si fa. Aspetta, non me le fa prendere? Wow, ho visto ora. Bello, eh. Adesso tanto ci torniamo. Cominciamo a dargli lo scotch. Where are the scissors? Try the planetarium. Planetario, ah, ecco come si chiama. Ok. Figo, sì, eh. Sì, Selene, sì, sì. Una figata, appunto. Una roba che costa poco, ma che fa un effetto spaziale. Non basta una luce sotto. Si crea il planetario. E i pianeti fatti di carta e una luce. Ande. There they are. Okay. Così ho dato un'occasione per rivedere il planetario.
con la pasta luminosa. Scendi. Ecco le forbici. Okay, I've got them. Well then, sit here with me. Okay. Come on, let's get started. We're doing butterflies. Oh, okay. You draw, I'll do the wire. No, non farmi disegnare. Finn, do you remember the train that we were on before? There were some people wearing masks. Did you like them? That's not what I meant. I could make you one if you like. No, Finn. I want to know why they're here. Finn, non essere così triste. Che belli che sono i disegni, cavoli, che volto gli hanno fatto. Molto cartunesco. Che spasso. Che brava lei, cavoli. Così semplice, ok. Finn, we're all on a journey. We don't seem to be getting very far. Do you know where we're going? Why would I know anything? A fat lot of help you are. I don't even know who those people are. You know Grandma and Granddad, and Cam, and Mrs. Lyndhurst, and that boy from your school. Ah, il bulletto. You mean Mum and Dad? How's that? Nice. Cut them out for me. I'm all thumbs. E anch'io, meno male che qua è guidato. Zack, 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 zack. You remember them? Who? Mum and Dad. You can remember. Don't. It's important. Not when I concentrate. But I dream about them, and it's like they're right there. Then I wake up, and they're gone. Ah, ma ne ho perso i genitori. Can you describe them to me? I don't know. Dad was very tall, but I suppose everyone was. Una bambina. He let me sit on his shoulders when I couldn't see. And Mum? Here. That's enough. But you're lucky you don't remember. Ah, cavolo. You wouldn't say that if you knew. What's that supposed to mean? I finished. No, Finn. What did you mean? Do you want to wind it up? Can't you remember them at all? No. Povero Finn. They loved you very much. Genitori. Here, watch this. Cosa ha creato? Che figata, rilanciato intanto. Glielo rubo. Sto albero gigante, sì, veramente. Cavolo, che alberone che hanno. Dai, disegna. Tutta una sola matita, hai visto che brava che è. Va bene, è un artista. Belle le farfalle, sì. Le sono fatte bene, adesso le facciamo volare. Le animazioni facciali sono davvero curate, dice Shadow Ferry. Bello, sì, davvero, cavolo. Tantissimo. Sono belle, sembra un cartone animato della, insomma, della DreamWorks. Lo stile un po' è quello. Guardate anche le sue unghie di lei, che sono fatte in maniera particolare. Vola! Watch me. Andiamo a lui. Cacchio! Si è rotto. Rotto il gioco. Oh la madonna! Questo non me l'aspettavo. How did you do that? I don't know. I just wanted it to fly. Can you do it again? I don't know. Hey. You try. Com'era Q? Ah, dai vita. Può anche lei.
donatore di vita, un'altra cimia. That's amazing! Sorry, Finn. I've really got to go. We'll play later, okay? Oh, no! They're all rubbish. No, I can't do them on my own. No. Ma poverino, non l'ha mai fatto lei. Ha lasciato fare da solo, guarda, poverino, com'è triste. Ma no. Se questo è quello che è successo veramente, la sorella se n'è andata, non l'ha mai aiutato. Ma cavoli. Povero Finn. Soffio magico, esatto. Ma è un mago, eh. È vestito da maghetto. No, il dragone. It's not that bad, either. I can fix them, see? Don't. Sono un po' creepy così, non funzionano bene. Oh. They're no good. None of them are any good. Finn, get a hold of yourself. Hey! Ah, come è cacchiato. Finn, where did you get that? It's all your fault! No, 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 cosa fai? Stop it! Aiuto! Finn! Stop! No! Oh, cavolo, è successo? Non le tira un pugno. Bambini! Selene, si tiene la testa. Sì, ma tranquillo, eh! Ora si droga. Eccoci. No. Finn, wait. Cosa succede? Adesso Finn è arrabbiato con noi. No, Finn. Wait. No. Vediamo se c'è qualcosa nelle altre carrozze. Vediamo, un'occhiata veloce. Poi cerchiamo di raggiungere Finn. Incacchiato, ma tanto anche. There must be some way through. Ah, ok, dobbiamo cercare un passaggio oltre alla porta. Bene, bene. C'è oltre la porta che ci ha sbattuto in faccia. Un freno, un'emergenza. Io avrei già provato a scavare. Ah, la chiave, perfetto. Non tanto interagiamo. Finn, let me through. No! Cacchio, come è cacchiato. Open the door. You can stay in there forever! Finn! Finn! Ok, non ci risponde più. Questa era l'ultima linea di dialogo. Vuoi rimanere lì per sempre? Carino, voglio giocare con te. Ah, nella tasca del controllore, fantastico. Riponi, riponi. Se lo usiamo qua? Se lo usassimo qui? There's no need for this. No, 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 sorry. Scusa, una Scarlet. Eccola qua, la nostra amica Scarlet. Sembra già più grandicella però rispetto a quelli che sembrerebbero essere i ricordi. Sono i ricordi. Let's just talk. Ah, fatti una bimba carina. Plot twist, esatto. Esatto, ce l'ho Ferri. Ci voleva quel cambiamento. No, scusate, chiave. Pardon. Eccola qua. Just keep running away! I hate you!
Ma sei cacchiato di bestia. Cosa gli ha fatto sto qua? Un letto. Un letto. Ah, un pugno in un occhio. Mi ha pasticciato la faccia, mi ha dato proprio un pugno nell'occhio. Allora, poi dobbiamo trovare la maestra. C'è la mamma. I'm sorry. What's going on? What are you doing here? Hush. Fat chance. Te va, tipo Silenzio degli Innocenti. Non con protagonista la nostra Scarlett. No. Dobbiamo rimettere insieme le coppie? Dobbiamo rifare le coppie? Non credo. Lui parlava con la maestra. Vediamo se troviamo gli altri passeggeri. Questo stranissimo treno, aiuto! Ma signora maestra, la mettiamo insieme al bulletto con l'occhio nero. Allora, ok. Si possono mettere insieme solo seguendo il giusto dialogo giusto, insomma. If it wasn't un-Christian, I'd say it's been a long time coming. Ecco fatto. Il dialogo nell'ordine giusto. Il nonno dice non me lo ricordo nemmeno io. Quindi dobbiamo parlare prima con la nonna. Esatto, poi dopo sistemiamo tutte le coppie qua. Ma quando sono arrivato sembra un gioco carino amichevole. In 10 minuti è intanto creepy, sì, anche tutte queste fasi. In queste fasi si passa la parte. La parte, come dire, appunto, tranquilla, amorevole, poi la parte creepy, un po' come l'animo umano. Ash, il modo di candida del silenzio degli innocenti, esatto, Dragoon. Eccola qua. Ti ho anticipato di pochissimo. Il gioco delle coppie, esatto, Dragoon. Lui ha detto che non se lo ricorda. Con chi stava parlando? Con lui? You again. Who are you? You can. Think hard. Ok, lui col nonno. Lui col nonno, secondo me. No. I mentioned it. I haven't seen her since. Don't remember. No, ho sbagliato, anzi, no. Mr. Cartwright, have you seen Scarlett? Esatto. No one else gets to see her. Va lui e poi il nonno. Sta parlando col ragazzo che sta cercando noi. No. I mentioned it. Ok, sistemato. Don't remember. Perfetto.
rimangono quindi il papà e il coniglio. Some things never change. Why can't I remember? E lui diceva, si concentri, vedrai che riuscirà a ricordare. You can. Può farlo, si concentri. Think hard. Tutti sistemati. Gli ho messo a posto le cose. Non ho mai neanche provato ad attraversare quella... il campo di forza oscuro che ci blocca la via, ma penso proprio che ti blocchi, non puoi andare avanti finché non sistemi. Scusate, torno un attimo indietro per vedere dove sono finiti tutti. Non c'è nessuno. Improvvisamente è notte. Anche lei non ne ha fatto male, come volte ha fatto veramente bene. L'unica cosa che manca forse... Beh, questo è un riflesso, però sbattere le palpebre, quello non lo fa mai. Nemmeno ci mette troppo. Bello, bello, voglio vedere dove si va, dove va a parare. Bene, è successo sicuramente qualcosa, forse il fratellino è morto, i genitori anche. Oppure ancora peggio. Eccoli, eccoli, eccoli. Abbiamo riunito tutti. Leave my dad alone, rabbit boy. My son's missing. He's a boy. A boy, yes. He's nearby, but he doesn't know he's looking for you. Ok, così sentiamo l'altra parte del discorso. Fase successiva al discorso, ecco qua, questo. This is why you don't have any friends. He's not my friend! I hate him! And I hate you! You don't mean that! I'll get him for this. You'll do nothing of the sort! Now, let me see. Brava maestra, lo tenga bada. Questa sono la nonna e la madre. Where's Scarlet and Finn? You're supposed to be watching them. We watched them. Sweet pea, we brought them up. Oh, but Finn. Cavolo, infatti, you didn't watch me. You left me alone. That's not true. Ah, forgotten. Home alone, tipo. La sorella col ragazzo e lui a casa da solo. Tipo mamma ha perso l'aereo. Enough with the persecution complex. Carine queste citazioni. So what? I went on a few dates. That's what people do. You abandoned me. When you see her, just tell her to call me, okay? Questa è la sua ragazza. We've all got enough to deal with without you, Cameron Webster. Okay. Nonno, bello deciso. Non rompere. Ecco Finn. Sta combinando. Già, lo sta facendo. Sbattere le palpebre. Forgotten, perché non c'è l'aereo, esatto, per lui. La Selena sta impazzendo. Hold up, will you? Ha messo un lucchetto magico. Perché? Un lucchetto magico, cosa ti salta in mente, Fina? Parliamone. Autoritaria, gentile, arrabbiata, dai, gentile. Let me help. You don't care anymore! I did it because you don't care! Wait. Ho messo un lucchetto sull'estintore. Come mai? Feriti futuri. Carino, oppila. Non riesco a rimuoverlo, non posso farci niente. Just
Sto camminando giù. Niente, sei nascosta. Ci vuoi fare uno scherzo? Let's just talk about this. Questa porta non si apre, allora proseguiamo per il corridoio. Guardiamo un'occhiata. Beh, sto andando veloce adesso il treno. Oh! Where are you hiding? Sono partito in 109, bello rilassante, viaggiare in treno. Anche se mi portava al lavoro al mattino, quindi un po' lo odiavo, però la sera penso che mi portava a casa, però adesso è andato un po' troppo veloce sto vecchio treno. Questa roba. Vabbè, che bel blocco notes. Ah no! Oh, controllore! Di nuovo il coniglio? Cos'è questo coniglio? You get around, don't you? Cosa rappresenta secondo voi? My sketchbook. You better not have been doodling. Achievement, scarabocchi. Scarlet e Khan. Ha fatto un cuoricino con il suo fidanzato. Prova a disegnare. Aiuto. Salviamo Finn. Dai, rilassati, ti vogliamo bene. There you are. What are you doing with all our stuff? Ho fatto vedere prima il giornale, non c'è scritto niente. Qualcosa, 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 qualcosa. No, 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 no. Finn! Oh my god. Cavolo. Magica. I don't understand. Come si fa? Come si fa? Sempre qualcosa la chiave che abbiamo preso prima, non credo. No, via block notes. Vediamo che oggetti abbiamo nell'inventario. Aspetta, carta contro carta, vediamo. In realtà bisogna far leva con questo. It's made of paper, but it's strong like steel. Cavolo. He must have used magic. Ho usato la magia. Non ho l'oggetto giusto. Ah, non ho più le chiavi, ok. Le abbiamo già usate. Aiutateci. Fino ad andato di matto. C'è un altro estintore? Forse sì. Bagno no, di sicuro. Aiuto! La sicurezza di questo treno. Lascialo desiderare. Controllore, dove sei? Non ho preso il biglietto. Vieni. Ma che? No, non ho visto altri istintori, cavolo! No? Come si fa? Ti devi fare un cannone per il giornale, ah ok! Non smetti di fare il piromane, non vuole smetterla! Fagli la pipì sopra! Ah, perché è un bambino vivace, sì? Arte di passione anche. Aiutateci, aiutateci, non state mai immobili. Non ce l'hai del tempo nei vostri ricordi. Dobbiamo utilizzare questo giornale di carta. Fare i piromani a nostra volta. Oh.
stato. La finestra da chiudere. Ribbio. Ah, mi rimane pochissimo giornale. Perfetto. Ecco perché si sentiva tutto quel baccano. Aiuto! Ancora il giornale. Questo è che baccano che fa sto fuoco. Occhio! Basta, sono anche la Scarlet. Si brucia le mani. Proprio. Ok, metti via sto coso. Got it. Perdiamo l'istruttore, vai. Facciamo entrare un po' d'aria, va. Non si può. Basta, basta. Andiamo a spegnere il fuoco. Devi fumarlo. Devi fumare il giornale. Okay. Eh sì, che non l'ha mai voluto fare. Aperta, ecco, ecco, mi stava sfuggendo. Tutto il fuoco. Allora io prima di mangiare il gelato. Adesso un po' meglio, ti sei rinfrescato, Dragoon. Grazie, Slain, grazie mille. Mi è sfuggito il finestrino. Non incendio lei il treno, sì. Adesso dove è andato? Buon Finn. Dove sei? I'm gonna get you for this. When I catch you, you're in so much trouble. Succede. Stop right there, you little tyro. Sì, infatti, smetti di dare fuoco alle cose. What are you doing? Aiuto, si è trasformato in un drago! Oh, che cosa fa? Oh, là là! I can control it! Ma che figata! Non sono i plasmidi! Plasmidi di Bioshock! Grande! Onda energetica! Figo, ma che bello! Pazzesco! Incendiario, accidenti. Allora mettiamo un'onda energetica qua. E ce la portiamo dietro. Look out! È lei che sta bruciando. Aggiungi fuoco. I'm sorry. I'll sort this all out. You'll see. Sta bruciando le cose del fratello. Ora sì, ma sono tutto un fuoco ancora. Il dragon è stato recuperato. Ma che cavolo sta succedendo? Non saprei. Sono in blind run, non avevo mai giocato prima. Mi ricordo più che me l'avesse consigliato. Lo ringrazio. Porca
pronti? Andiamo. Torni ad avere una buona piega. Che inquietudine, ma fin. È geloso della sorella, vabbè, giustamente, piccolino. Ecco qui la casetta di Scarlet e Finn. La casa sull'albero. È notte, c'è un cielo stellato molto bello. E un po' di nuvole. Temporale all'orizzonte. Sono anche cose dell'alta tensione. C'è qualcosa laggiù che si muove. Che cos'è? Non credo sia lì a casaccio, c'è qualcosa che si muove là. Lo scopriremo, lo scopriremo. Andiamo da fine. Belle luci, mi piacciono. Luci e colori sono davvero studiati con intelligenza. Oh! No! Finn! Non lo fare! Dai, gentile. I'm sorry, Finn. Let me help you. I can't stop it! Porca miseria! Oh my god! It's okay. Billy. No, il disegno della sorella. Just natura morta. Natura morta. Let me find a way to help. Come lo aiutiamo, povero Finn? Questa vista vedi la mia casa. Addirittura. Sì, in effetti si vede lontanissimo. Non è male, per niente. Non belli gli sfogli anche. Fatti bene anche gli sfogli. No, fiamma, esatto. È uno dei Fantastici 4, la torcia umana. Il mio scolapasta luminoso è andato, mi sa. È andato, se lei mi spiace. Attiviamo il fuoco. Energetica! Opla. No, dobbiamo prendere fuoco e aggiungerlo qua, penso. Allora dobbiamo tirare questo fuoco e tirarlo via dalla casetta, immagino. No more nights under the stars. Esatto. Intanto, visto che si era acceso il pallino qua al centro. Devo vedere se c'era qualcosa. Se dice qualcos'altro oppure no, non ci limitiamo ad attirare la fiamma. I'm sorry. I know I shouldn't have. It's fine, see? Good as new. Non tutti hanno sorelle con superpoteri. Non lamentarti. You abandoned me. It wasn't like that. It was to me. So much for dinner time theater. No, ha distrutto tutto, eh sì. Tutto andato. Ma lo scolapasta, non lo vedo qua in mezzo, lo vedete? You didn't have to destroy him. I wanted to get your attention. Che bello, ma sono fatte bene, accendo le fiamme. Porca miseria. I wanted to start again. Tutto questo che intendo quando dico qualcosa di completamente diverso. Bello, mi piace davvero. È realizzato con cura. Tutto ciò di un indie. Immaginate. Scusate, non voglio parlare di sopra. Immaginate la vostra casa di sviluppo preferita che ha sviluppato la storia. O le case di sviluppo che hanno sviluppato le storie più interessanti che avete amato nei videogame. Fare un titolo del genere AAA. Cosa ne andrebbe fuori? Fergus was my favorite. I did it to her. You did. Eh.
c'è lo scolapasta, si è salvato. Scolapasta. I was painting this for you. Ah. Redenzione. I know. It's okay. It's all fixed. Eccoci di nuovo. Bella l'ombra di lei. Finn? Better? Thank you. It's okay. It's done with. Are you all right? I didn't mean for this to happen. I know. I can make it right. You'll see. Simon says, go to sleep. È finita la fase creepy. È finita la fase creepy. Vediamo cosa succede. Are you gonna lie about all day? Dove siamo? Is it an option? Nope. What happened to the train? Già, infatti. You're weird. Come on, I'll race you. Dove siamo finiti? Ma che bel posto! Una bella zatterella. Carina! Vediamo stia su. Ah beh, ci sono sotto i bidoni là. Allora è sicura. Quella. Diamo un'occhiatina in giro prima di andare. Oh, che bello che è. Che suono delle onde come ASMR. Adesso andiamo avanti, eh. Il motore grafico hanno usato. Simon, si riferisce a se stesso come Simon. Non so perché, Dragoon, si riferisce come se fosse un tipo un supereroe. Come se fosse la sua doppia personalità, però non lo so, a me non ho capito nulla fino ad ora. Riassumendo, parte la storia con loro due sul treno. E appunto, Finn ha la voce fuori campo. E abbiamo immaginato fin da subito che fossimo in un sogno. Che abbiano perso i genitori, questo è sicuro. E che vivessero quei nonni, ce l'hanno fatto capire. Bella sta parte, può essere lunga. Ah, interessante, Dragoon. Grazie, grazie, Dragoon. Scarlet, over here! Se io invece andassi dall'altra parte, chiacchieresti? Bella sì questa parte, cioè, mi piace anche qua. Questo? Isaac Walden, 86... Hey! Ehi, ancora questo qua. Chi ha Isaac Walden? All alone. Tanto piccolissimo. 86 a 94. Questo invece? Samuel. To see beyond the shore of the common man. Qualcos'altro in giro? No. Nope. No, ci vediamo altre this cose. Way. Insomma, mette in mostra anche questa natura. Buono questo motore grafico, non so quale sia. Spero che non lo dica alla fine. Adesso arriviamo. Arriviamo fin. C'è qualcosa? Hey! No, solo un fiore. Arrivo. C'è tipo un enigma.
Hey, La. There you are. Where am I? My island. You don't have an island. It's called Finland. There already is a Finland. Mine's better. I knew you'd like it. Now we just have to fix it up a bit, together. And then it'll be perfect. How can I help? Have a hunt around and see what you can find. Ok, aiutiamola ad abbellire Finland. Terra di Finn. Forse Simon il suo vero nome è Finn, invece il suo personaggio di fantasia. Oh, bravo! Meno male che si è scarinato lo zippo. Alla balina. Lo possiamo cercarti. Cosa vuoi di bello a mettere in casa? Lo possiamo cercare. Cosa ci mettereste su quest'isola? Esatto, meglio conosciuto come il cacciatore dei cinghiali. Cattura rigorosamente mani nude, dragone moderatore ufficiale di YouTube e Twitch Italia. Meglio Bear Grylls. Sì, è tutta mani nude. Non è che era saltata fuori questa storia, dragone? Keep exploring and I'll help you. Warming up. Ah, bene, acqua. There's a ruined boathouse down here. Where'd all this come from? Già, infatti. Un falò. Santo, Slade. It's so nice here. Cercando di falò. Thanks. I knew you'd like it. Just the sight of one of my many adventures. You should have stuck around more. Poverino. Giusto, giusto, Selene, un buon falò per salvare. Arrosto, ci stiamo avvicinando. Voglio fare un giro su, voglio fare un giro sul pontile, vai tranquillo. Brrr, freddo, freddo, sbagliato. Direzione sbagliata. Tutto destrezza. You're melting! Esatto, esatto. You're melting. Ora ci siamo. Scorching hot. Ah, cos'è? The paper chain. Il festone. You got it. Okay. Where do you think it goes? Have you deliberately hidden all this stuff? Just go with it. It's an adventure. Giusto. Giusto, un'avventura. Non rompere scatole. You're cold. Tranquillo, adesso troveremo quello che stai cercando. Oh, che bello. Anche questa non ho mai avuta l'altalena. E voi? Avete mai avuto l'altalena o ce l'avete ancora? E si attiva l'indicatore? Ah, forse dobbiamo venire qui dopo con lui. Dobbiamo sistemare la catena. No, niente, niente, dopo, dopo, credo. Si evidenzia, ma... Giusto? No, infatti non posso farci niente al momento. Ok, Finn, dici dove dobbiamo andare. Qui c'è qualcosa. Ma sono sempre i fiori. Bella, sì. Una figata, questa fontana. Di lusso. E qua? C'è un dungeon! What's that tower for? It's called a folly. It's not really for anything. Monumento fantasioso, achievement. Però quanti ne va? Otto? Aspetta per farmi vedere in giro. You're roasting! Ok, ci siamo, cos'è? That's hot! I've got a bit of a vase. That's right. Perfetto. È fatto con la carta. Bravo, Finn, lavorava bene con la carta. Anche io, brr.
Mai avuta l'altalena, c'è dragone, io non ho mai avuto nulla, è una miseria. Di questi giocattoli dici? Poi? Ma l'avevo visto quando sono appena arrivati qua, non ho fatto caso ci fossero tutte queste strade. Cold! Poi potremo riparare qua, potremo riparare l'altalena. Getting hotter! Isaac Walden. He was so young. Sì, sì, era giovanissimo veramente. Ah, povero Isaac. Rip. Un altro achievement. Hotter? To see beyond the shores of the common man. Charming. Wow. Have you seen this statue? Chi è il papà? How could you not? You can't miss it. Any idea who it is? I think it's the dad of the family that owned this place before they stopped coming. It's impressive. Really hot. Fuochissimo. Dov'è? No, come brrr. Fuochissimo, come fuochissimo? That's hot! C'è il fuoco, è qui, cavoli! What is this? Cos'è? Part of the sundial! Ah, fa parte della meridiana. It's pretty cool! Thanks! Sei stato bravo, Finn, bisogna riconoscerglielo. This place is kind of eerie. Like it's all dead people stuff. Sì. It doesn't scare me. They're only dead. Abbiamo recuperato tutto quello che c'è. Fuochino. Aspetta. No. Un fuochino. No, scusa, scusa. Ripeti. No, forse bisogna tornare giù. Dal punto in cui lei si è svegliata, nel punto in cui lei si è alzata, lui forse. Keep going! Ok, stava mettendo giù qualcosa. Sta riponendo qualcosa. Getting hotter! Cosa ha nascosto? Very, very hot! Ah, ok, qui. Qua vicinissimo. Aguzza la vista. No, go back a bit. Ok, scusa. Colder. Acqua, no. Cosa mi sta sfuggendo? Scorching hot. Eccolo qua. Cos'è? It's a piece of the fountain, obviously. Ah. Oh, right. I see that now. That's all the pieces. Now you just need to find where they go. Ok, figata. Benissimo. Thanks. Va bene. Capito, capito. Ha rotto il vaso, mi tocca a te ripararlo, sì. Infatti, cavoli. 8 anni anch'io, brr, very, very hot. Ok, ripariamo allora la fontana. Dai vita. Come on. Bella così. Ok, poi il vaso da riparare. Abbiamo il pezzo giusto. Allora, accediamo all'inventario, questo no. Tu l'ho messo sull'altalena, questo qua. Diamogli vita.
Is this going to take forever? Just until we fixed everything. I need my big sister. Che bello, cavoli. Che poteri. Al coniglio. Lui c'è sempre, cavoli. Eccola riparata. Porta in vita anche l'altalena. Oh, che bella. Sì, così sì. Così sì che si può usare. Ultimo pezzo che avevamo, scusate, non mi ricordo cos'era. Cosa fosse? Ah, è questa, la meridiana, cavoli. That's everything. Nice job. Grazie. Gentile, dai. That was fun. Sì, you can come back now. È stato divertente. Arriviamo fin. Tanto rivinciato. Sì, era vaso, non vado. Ah, ok, ok, ok. I think I'm done. Abbiamo finito. Wow, the place looks great, doesn't it? Abbastanza. Now what? Che ne dite voi? Another game. Close your eyes and count to 1,000. Sì, e poi? 1,000? Go on. Ah, ok, qui è uguale. 1, 2, 4. No, che cacchio ho fatto? Ho sbagliato tasto. Lul. Ah no, ma giusto, giusto, dai, variamo. 5. Arriviamo a 1,000. 77. Ma dobbiamo proprio arrivarci a 1,000. 351. That's cheating. 1,000. Coming, ready or not. Ah. Ho sbagliato, non dovevo citare. C'è il coniglio, inquietante, chi sei? Let's go, go away, aiuto, vattene. Aiuto. Non si conficca con la faccia su un Tony. Imbroglione. Non dovevamo imbrogliare, per questo che è comparso questo coso. I don't know, Finn. Chi è questo? Si sta portando da quella parte. Come. C'è la parte creepy. Follow. Come. No, nella grotta, no, 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 no. I don't think you should go in there. Come. Mannaggia. Don't. He died here, you know. Chi? He wants to take you away from me. Ma chi è? Come back. Please stay. Scarlet. Ma lo dobbiamo seguire. Segui il bianconiglio. Oh my god. Che posto inquietante. No, oh, una bella isoletta così adesso è diventata inquietantissima. What the hell is going on? Ma questa è la casa. La casetta sull'albero, ma in versione dark. C'è qua. It's like a mausoleum. Prima di attraversare quell'inquietantissima porta, vediamo se c'è qualcosa. Oh Jesus. This is the island. Ah. This is the island in the lake. Ah. È tutta nella fantasia. Il fratellino Finn. L'abbiamo trovato. Una pila. Ok. Eccola lì l'isola. Finché raggiunge l'isola sulla barchetta. Se non ci fosse una cima di contare davvero fino a 1,000. C'era. Siete tornato creepy. Esatto, Selene.
Esatto, questo mi ricorda Donnie Darko. In effetti, Shadow Fairy, è vero. È vero, è vero. Città occulta della fila. Forse dobbiamo mettere una macchina fotografica. He was constantly begging Grandma for more film. Un ricordo catturato, un altro cime, però. Eccolo qua. Eccolo qua, Donnie Darko. Il Shadow Fairy grande, l'hai chiamato ed è arrivato. That's just creepy. È più o meno il font è quello. Le scritte sono più o meno erano fatte così. I'm sorry they came out wrong. This was mine before you made off with it. You burned someone at school and got sent home. Questi oggetti che abbiamo trovato, adesso ci dobbiamo fare qualcosa oppure no? Non è più una casa sull'albero, è una casa nella roccia. No, no, lì c'era la locandina, hai visto Shadow Fairy, è comparsa la locandina. Lo sapevi, eccolo qua, il supereroe. Allora Finn non è il suo vero nome, Simon. Forse ho capito cosa deve succedere, però fa niente. Forse, non lo so. What is this stuff? Oh man, this stuff is gross. Ad aggrapparmi. Dobbiamo mischiare qualcuno degli oggetti che abbiamo in inventario? No, non lo so, There's no battery. Ah, manca la batteria? Ah, bene, bene. Ok, allora mettiamo una batteria. Ah, dobbiamo riprodurre il nostro teatrino, bello. Vediamo. Uno, penso. Princess Scarlet to the rescue. La principessa Scarlet, mia sorella. E adesso possiamo afferrare la luce, anzi l'ombra, portarla verso la luce, sfuggendola. Sì. Di ombra. E questa aggiunta dei poteri magici. Casetta sull'albero. Distruttore oscuro, un altro cimbetto. Guardatene, risnocciola così. Snocciola proprio uno dietro l'altro, l'obiettivo. Non c'è di nuovo a notare che le unghie, vedete, non sono rifinite. Insomma, non ha finito di mettersi lo smalto. Chissà cos'è successo. Dov'è lei? E in effetti il... siamo tornati sul treno, ok. In effetti le frasi creepy sono belle. Cavolo! Sempre più creepy. No, voglio andare dalla parte opposta. Che cacchius. Aiuto. Ma sono sti fessi orrendi.
La sera del nonno. Non c'è più niente di bello qua da raccogliere. Eh no, vediamo solo la sera del nonno, che però stavolta è sottoterra. Ditemi poi se è troppo veloce la visuale. Sì, nell'oscuro. Potrebbe essere. Ciao Ricky. Ciao Ricky. Succedere qua. Oh, Finn, what have you done? Non credo che c'entri Finn. No! Bullo! La maestra, anche lei. Tutti bendati. Il suo ragazzo, il nonno. Non mica che può parlare la mamma. No, anche lei è bendata. Cos'è questo coniglietto? Thank you, rabbit boy. Lo possiamo liberarli adesso? Scarlet, look at you. Ci riconosce. You've got so big. I see you now, sweetheart. I understand. Cioè? Cosa? Cosa? In questa parte c'è qualcos'altro? No, non credo. Non credo proprio, però un'occhiatina gliela diamo. Là. Adesso possiamo andare verso la serra? No, no, no! No, cavolo! Non si torna indietro! You've got to be kidding me! Chi c'è là davanti? I can't be trapped down here. There has to be a way out. This can't be happening! Chi c'è laggiù? Il nonno? They look dead. Dov'è la luce? You're coming with me. Ah. La luce era davanti, dove c'è il nonno, sbaglio? Devo passarci attraverso come prima. They're infested with blackness. Attraversiamo qua. Nonno, spostati per favore. Granddad, I can't reach you. Ho bisogno di una fonte di luce. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Vediamo un po'. Non so, qualche altro oggetto? No, abbiamo solo il coniglio. Maledetto coniglio. Dove portiamo? Ah, la lente. Ci può servire? Non credo, Sherlock Holmes. I hate it down here. Forse c'è qua, c'è qualcosa qua però. Mi metti via la lente, Sherlock. No, qua non è sopra, forse sia sotto.
possiamo usare qua. Forse è troppo presto, eh? No? Così da qua ci sarà. Strappo la luce dal muro. Non credo sia la soluzione esatta. Ci serve la luce per distruggere l'oscurità. Dove la trovo la luce? Se usiamo qui la lente di ingrandimento, serve a qualcosa? Vediamo. Non so, eh. Adesso non brain drain, quindi boh. Ciao Ricky. Ciao Ricky. Allora, come si fa? I don't know. Questo? Rabbids 2. Il futuro non è il presente. That's too many. Capire, cavolo. Come on. Dobbiamo tirarla da questa altra parte. It's too slippery to keep hold of. Aiutaci nonno. Nonno non serve a niente. Vediamo se c'è qualcos'altro che sto tralasciando. Tra l'altro ho attraversato più volte questa ombra, magari non andava fatto così. Io non dico nulla, se no Easy Eye Nato lo conosci già. Non puoi usare la lente per mandare un raggio di luce sull'ombra? Proviamo, proviamo. Proviamo con la lente. Poi magari ho lasciato qualcosa sui sedini, eh. Cominciamo a provare con la lente. Help! Help us, nonno! Perché non ci aiuti? Perché ci mandi? Un fiore morto! Nonno, ti diamo una lente, dacci! Dacci la luce in cambio! No, 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 per ora no, proviamo a vedere cosa c'è qua. Nisba! Oh, già buono che possiamo attraversarlo, quindi. Magari ho lasciato indietro qualcosa, ci sta. Ho lasciato indietro. Oppure ho messo qua il coniglio. Vediamo. Ah, macchina fotografica abbiamo, cavolo! Cioè, se c'è una pila in giro siamo a posto. Se funziona. Sui sedili non avevo guardato bene prima. C'era già la gente, basta. Sembra funzionare. Cavolo, questa parte non sto capendo. Vediamo cos'altro abbiamo. Come oggetti abbiamo il coniglio. Il coniglio, il maledetto coniglio. Ti butto le fiamme. Non si può. Cosa lo accendo? Allora, lente di ingrandimento. Sono i nostri oggetti. Lente di ingrandimento. Macchina fotografica. Video offline, ok, bentornato a Dragoon. Intanto succede. Purtroppo questa non posso usarla. Non saprei. Provo a tirare l'ombra da quest'altra parte, vediamo. You're coming with me. Cavolo, niente. Ma
gli oggetti. I can't hang on to it. Non posso aggrapparmi. Niente, niente, gli oggetti non posso farci niente. Dove devo attirare quest'ombra? Non ad attirarla qua. Come on. Più indietro ci sono le luci. No, non so se... Ah, ecco, ecco. Ah. Ok. You're coming with me. Hai rinunciato? Sugli alberi non puoi fare nulla. Esatto, Shadow, esatto. Quindi tirano sotto il filo tra albero e albero. Grande, Shadow. Grande. Siamo arrivati insieme. Per il prossimo albero. Per il prossimo alberello. Ah, forse è questa radice. Come on. Vieni. Come on. Allora, adesso che l'ho tirata di albero in albero. Can't hang on to it. Devo legarla qua? Probabile, vediamo se ho dimenticato un albero indietro. Grande Shadow. Siamo arrivati insieme. Questo alberello qua? No, no, questa è solo una piantina, lasciamola in pace. It's no good without some light. Sta sfuggendo un albero? No, probabilmente no, devo tirarla fino. You're coming with me. In oscurità. Qui rampeggiamo prima. Sbaglio. Ah, ok. Allora adesso basta. Lascia un attimo. Ho dimenticato di collegare. It's too slippery to keep hold of. Ho dimenticato di collegare l'oscurità del nonno al primo albero. Oscurità che tiene intrappolato il nonnino. Proviamo a legarla al primo albero. Così da farla arrivare da qua a là. Strapparla via tutta se si può. Tira, tira. Fino a nonno, ti salviamo noi. Perfetto. Adesso la possiamo estirpare, questa maledetta ombra. Come on. Ok. Sembra esserci una luce fuori dal finestrino, li puoi aprire? Adesso proviamo, proviamo. There must be some light down here. I can't hang on to it. There just has to be. Allora, così indietro no. Ci manca solo la luce. Allora, qui non è. Deve essere più avanti. Oi, oi, permesso. Ah, questa luce si può direzionare. Forse, no. Ho visto malissimo. Sembrava di aver visto qualcosa sul lato. No, 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 no. Ecco il finestrello. Oh, il famoso... Grande Shadow, il famoso finestrino. Vediamo se entra la luce. Ah, perfetto. Grande. Finestrino, me ne ero dimenticato, cavoli. Il finestrino, ce l'ho su, eh. Vedi, sono abituato ai treni dove non si possono più tirare giù. Dai. Ottimo. Grande. Ce l'abbiamo fatta. Ottima intuizione, Shadow. Le finestre non si possono tirare giù perché c'è l'aria condizionata. Bella lì, bella lì. Ce l'abbiamo fatta, ragazzuoli. Ragazzuola.
Nonno. Here, girl. Take this. It'll carry you back up. You're not alone. Grazie, nonno. Always remember that. Thanks, Granddad. Buonasera, Johnny. È tornato. Come va, Johnny? Come va? Vai, metti giù la piantina. Brava. Sento che siamo in un sogno. Vai, vediamo vita. Oh, thank God. Siamo tornati su. Hey, what are you doing down here? I'm sorry. Perché sei ancora incacchiato? You were supposed to be looking for me. I am. E tu? Lo fai? Chi sei? Thank you, Rabbit Boy. In che senso? Lei ha già i capelli un po' lunghi rispetto ai suoi ricordi, cui appunto ce li ha raccolti dietro la testa. Questo l'avevamo già esaminato. Quindi lui rimane qui a fare compagnia a Finn. Andiamo. Che volto, eh? Mi hanno fatto un bel volto al ragazzino. Stile DreamWorks, ecco. Che gioco è? Si chiama Blackwood Crossing, Johnny. È un'avventura narrativa in prima persona. Sì, è bello, no, Scarlet. Veramente. I thought you could save me. You were supposed to save me. Oh, the light. Sta agitando. Ci sono i momenti creepy e poi ci sono i momenti dolci, diciamo. Questo è il padre. It's getting cold. You did all anyone could do. Thank you for taking care of him. Adesso te ne preso cura. Sì, siamo ancora in un momento mezzo creepy. Sta mettendo le mani sulla spalla di qualcuno. Te ne sei preso cura, forse lui. Poverino, è triste. Ma questo è il suo ex ragazzo. Sometimes we push people away without meaning to. Oh, Cam, I'm sorry. A chi sta dicendo il padre? Hai fatto tutto il possibile. A chi? A Cam? Non penso. You did all anyone could do. Thank you for taking care of them. No, no, sta appoggiando la mano sulla spalla di qualcuno che è in basso rispetto a lui. Ma chi? Questa invece è la nonna che tende il braccio. Dobbiamo trovare qualcun altro che tenda il braccio così. Ecco, è questo? Questo è il bulletto. I didn't mean to be mean. I wanted to be friends. Dobbiamo aggiustare. Ognuno ha un dialogo con un'altra persona. Dobbiamo aggiustare le cose. Now that you're back, you'll stay, won't you? You have to stay. Non sta parlando. Stay. None of this is real.
Questo non è reale, esatto. I'm losing him, aren't I? He's pushing me away. She's trying to help. It's too late. Okay. Manca solo questo inquietante ragazzino. Ah, c'è ancora qualcun altro lassù. Questo, il coniglio. Che è il coniglio, cavolo? Capirò troppo tardi. It's not too late. His sister holds the key. No. I don't. I don't understand what's happening. I want you to stay. No, stavolta non andavano accoppiati. You have to let go, Lucy. Trust your faith and let go. Ah no, allora sì, abbiamo fatto la coppiata giusta. Ok, adesso vanno sistemati gli altri. Il padre suo è il re leone, sì. Suo papà è la maschera del leone. Qualcuno è morto, già, quello sì, di sicuro. Nemmeno lei. Con chi parlava lui? E col nonno. I'm sorry. I couldn't keep them safe. Cribbio. Oh, granddad. Lui si sta scusando col padre? Vediamo. Potrebbe essere. Con il nonno. You did all anyone could do. Thank you for taking care of them. Yeah. I don't want to leave. Lei con chi parla? Il coniglio parla con la madre. Lei con chi sta parlando? Mi è sfuggito qualcuno qua in mezzo. Ah, la maestra. Andiamo a parlare con la maestra e la nonna. Vediamo. La stessa voce di Max in Life is Strange, o sbaglio, la protagonista potrebbe essere Johnny. Potrebbe essere, non lo so. Sono in blind run totale su questo gioco. You have to let go, Lucy. Trust your faith. And let go. Lucy la nonna? E lo stile comunque, insomma, avventura appunto narrativa in questo caso. Sta parlando con lui? Con lei? Allora sì. Scusate, allora. Now that you're back, you'll stay, won't you? You have to stay. Now that you're back, you'll stay, won't you? You have to stay. Tornata. E no, con lei abbiamo già fatto questo lavoro. Andata e ritorno. Mi sono dimenticato qualche posizione, vediamo. Qui c'è qualcuno. Dobbiamo accoppiarli, con chi stanno dialogando? Poi dopo potremo vedere tutto il resto del dialogo. Cominciamo a parlare con loro, vediamo come va avanti. Chi accoppiereste con chi intanto? Sono rimasti la nonna, la maestra, l'ex ragazzo di Scarlett, che ora è il ragazzo di Scarlett comunque, ovvero la nostra protagonista, e il bulletto. Vediamo intanto cosa dicono loro, come continua il dialogo. We need to rally around Scarlett now. She's been so strong. She was always strong. The two of you can give him the strength he needs. But there's so much distance between us. I didn't mean to be mean.
wanted to be free. Strano. Quindi direi di parlare con voi. Sometimes we push people away without meaning. Esatto. E infatti loro due sono abbinati. Allora, dialogo con la nonna qual è? Please don't make me go. Dove sono finiti il bulletto e l'ex ragazzo di Scarlett? Vabbè, allora abbiniamo cos'è la nonna. Now that you're back, you'll stay, won't you? Allora. You have to stay. La vecchia parla femminile, quindi la maestra è l'unica opzione, esatto. Ma in che ordine? Questo? Esatto, poi non c'è più nessun altro. Sono spariti anche il bulletto e l'ex di Scarlett. Cam. You have to let go, Lucy. Trust your faith and let go. Questa, ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Credo l'avrò fatto anche prima, invece no. Come acqua fredda. Eccoli qua. La maestra. La There's nothing more to be done. You're right. This is out of our hands. Bella la scenetta. Now he's gone forever. Scars will heal. We've got to try and move on. Mm. Andiamo. Buonanotte Ricky, ciao! Eccolo qua. You know where to go? Come with me. My place is here. But it's so dark. I sleep. Might I keep this though? Oi oi oi, Finn. Oi oi oi. Che è successo? Can you hear me? Yes. Ognuno sul treno, che bello. Da dove tutto è iniziato? Secondo me siamo vicini alla fine gioco. It's dark here. So dark. No, ti aiuteremo. I'm coming, Finn. Una volta mi ricordo di sto cavolo di finestrino. Porca miseria. Ce l'ho su. Scarlet, I can't see. Porca miseria. Allora, tiriamo l'oscurità. Don't worry, Finn. I'll get you out. Da un fine ad un altro. Help me. Andiamo su. I'm trapped. Come con gli altri. No. I hate this stuff. There's too much. È molto corta. I'll come back. Don't worry. Abbiamo bisogno di il suo accendino. Ci farebbe comodo adesso. Una miseria. The light, Scarlet. I can't reach. I'm here. I can reach you. Non so se c'è qualcosa che possiamo raccogliere. Al momento no. Finestrino. Scarlet, it's me, Finn. Ciao, Finn. No.
I'm so cold. Ecco il fuoco. Hold on, I'm coming. I used to stomp on his models. I don't even know why. Cattivo bulletto, cattivo. Non si fa, poi ci si mente. He had such spirit. I still have his last piece of homework in my desk. Couldn't bring myself to mark it. Già maestra alla fine. Brava. I gave him my father's penknife. He was such a sweet boy. He used to press flowers and hide them for me. Attira il fuoco. Posso, vero? Già. Via. Mitica Scarlet. Tenendo l'angoscia, non c'è venuta. Ma nel momento in che senso? Johnny! Scarlet! Il coltellino! Il bisnonno! Finn treasured this. Dai! Vediamo Finn! Dov'era la prossima carrozza? Help me! I'm trapped! Vai! La macchinina! Quella che gli schiacciava il bulletto! He loved his model cars. Numero 88. Scarlet! Macchinine, quale ne avevo? Così grosse, forse una. Aiutiamo. Perché parlano al passato? Non lo so. Sembrerebbe che sia morto Finn, però. Scarlet! Parlano di Finn, esatto. Dobbiamo liberare Finn. Selene. Questo? Il diario? No. I didn't know he used to press flowers. Ah, le si, è vero, i fiori che essiccava per la nonna, scusate. Quindi manca l'ultimo compito in classe, quindi. Andiamo, prendiamo il fuoco. Scarlet, are you there? Passato, ma anche loro sembrano delle ombre. Quanto tempo è passato? Scarlet è più grande rispetto ai ricordi. Help me! I'm trapped! Liberiamolo. Che belle le luci, cavoli. La luce sia fina. L'ultimo compito. This must be new. It's not covered in doodles. Adesso? Ah, adesso dobbiamo dare tutti questi oggetti a loro. Sad moment. Dobbiamo dare a loro gli oggetti, i fiori essiccati, la macchina, vediamo. I used to stomp on his models. I don't even know why. Non si fanno queste cose, che lasciano gli impianti. Tieni la macchina, va? Can I keep this? It's a good one. Basta non la schiacci. I never knew. I thought he hated me. No, dai. Odio Noro, io sono sciocco.
I think it's time to move on. Close the book. Thank you, Mrs. Lindhurst. He might be gone, but his memory will always be here. Il coltellino al nonno. Will always be here, Grandma. Who will I pass things on to now? I'm sorry, Grandad. Ecco, si è aperta la porta. Possiamo proseguire. Oppure in coma. Potrebbe essere se lei... No, è morto, dice Johnny. Sì, sembra più un addio, però... Porca miseria, aiuto! I just want you to know I'm here. If you need me or want to hang out. Thank you. Or not. Or whatever. I mean, no pressure or anything. I understand. Everything seemed wrong after Finn. After Finn died. I guess I was waiting for it to feel right again. But it won't. I'd wait forever. We're all here for you. I know. I'll be back. I promise. There's something I have to do. Si è aperta questa porta. Se dobbiamo fare? Tirare fuoco. È emozionante, sì. È emozionante questo gioco. Di Dragoon. Il fuoco? Immagino di sì. Siamo arrivati fin qua attraversando l'oscurità. Era Finn. Finn! I can't reach. Scarlet. Darling. I'm here. Up you go. I love you, Dad. Go on, sweet pea. Mum's waiting.
Non c'è più la scritta. Sta diventando giorno. Che luna gigantesca. Cosa sta illuminando così tanto il paesaggio? Ah, ma c'è anche la mamma. Ecco Finn. It's going to be okay. Mum's here. I know. I think you need to go with them. I can't. I don't want you to, but I think you have to. Look at her face. Look at her face. Oh, God. Si ricorda più che volta avesse la madre. I can't remember what she looks like. Oh no, Finn. I didn't understand. It's going to be okay. I can help. I can remember. Like in my dreams. Dobbiamo disegnarle la faccia. Segnale il volto. Ok. Che brava Scarlett. See, it's gonna be okay now. Mum. There. This had better work. Thank you, Scarlett. You're a fine girl, and we're very proud of you. Mom, don't leave me. We can't stay. You know that. I don't want to be alone. You won't be. Finn, it's time to go. I never meant to hurt you. I know. I'm sorry. No. I'm sorry. You don't have to be anymore. I love you. I love you too. Goodbye, Scarlett. There is a voice that's calling. And it sends a long breeze that casts a spell through the trees, through the leaves. Che bello, cavoli. Che addio. Veramente, veramente fatto bene. Bello, sì, bello Dragoon, cavoli. Emozionante. Sì, è stata dura. È stata dura anche per me, Johnny.
belli giochi così che regalano queste emozioni, cavoli. Questa roba così. Intanto dai. È bellissimo, un bellissimo addio a tutta la famiglia. Che bravi, cavoli, bravissimi. Non è facile trasmettere queste emozioni. Portami altri di così. Beh, i titoli che emozionano sono rari, cavolo. Così tanto. Disperati, no, disperatevi. Bello, cavolo. Non avevo mai giocato prima, devo dire. Fatto male. Meno male che l'ho recuperato. Bella storia, cavolo. Primo invio per...